Dal Teatro Manzoni di Milano do il mio bentornato su teatro.online a Corrado Tedeschi e il mio bentornato anche a Deborah Caprioglio. Buongiorno entrambi. Siete qui in scena con Plaza Suite di Neil Simon per l'adattamento e la regia di Ennio Coltorti, in scena dal 15 al 27 ottobre. Allora, nello spettacolo voi due siete i protagonisti, ma lo è soprattutto la suite dell'Hotel Plaza dove si svolgono le vicende. Prima le signore. Scusa, certo, la protagonista assolutamente è la suite 719 dell'Hotel Plaza, dove si svolgono i tre episodi che vedono protagonisti in tre coppie diverse, anche se poi siamo sempre io e Corrado, però insomma ci trasformiamo, eccetera. Ed è proprio la storia del mondo, perché chiunque di noi non va in albergo e una volta ha pensato chissà cos'è successo in questa camera negli anni, no? che hanno vissuto, che hanno preceduto la presenza, insomma. È sempre un po' una domanda che uno si fa. Comunque sì, la protagonista è questa suite dove nel primo episodio c'è una coppia che poi adesso Corrado vi parlerà. No, ma non dire niente, lui non vuole, infatti c'è una coppia, nella seconda c'è un'altra coppia, nella terza c'è un'altra coppia. Vabbè. Sì. Allora, in che cosa sono diversi, in che cosa si somigliano i tre personaggi che... Sono tre coppie completamente diverse, tre dinamiche completamente diverse. È una prova d'attore straordinaria, non nel senso, sì, anche noi siamo straordinari, no, perché comunque devi fare tre personaggi diversi, ognuno di noi fa tre personaggi diversi e secondo me il comune denominatore è il grandissimo piacere di farlo questo spettacolo, noi ci divertiamo come dei matti, soprattutto nel secondo episodio Deborah ogni tanto mi guarda con l'occhio agghiacciato perché le faccio delle strane improvvisazioni. Abbiamo lasciato volutamente un piccolo spazio di improvvisazione, come si faceva nel teatro, no? Nella commedia dell'arte, quindi è tutta una sorpresa. Quanto sono surreali e paradossali le gag che portate in scena nello spettacolo? Diciamo che sono surreali, però non sono mai così lontane dalla vita reale, perché poi alla fine quello che si fa in teatro spesso sembra sopra le righe, no? Nel senso che si pensa che nella vita certe cose non succedono, non possono. Invece a volte gli originali sono molto peggio, quindi diciamo che rispecchiamo la realtà nella sua surrealtà. Sì. Vi siete mai chiesti come si comporterebbero Deborah Caprioglio e Corrado Tedeschi se si trovassero a vivere nella loro vita reale delle situazioni simili a quelle dello spettacolo? Allora, la prima spero di non trovarmici mai. Grazie. Vabbè, marito... Prima di tutto bisognerebbe sposarsi. E io sono sfuggito al matrimonio ormai da tempo. Ma Deborah è una persona così deliziosa nella vita che proprio a litigarci... Non mi ci vedo a litigare. No, io e lui no, ma forse la domanda era se ci trovassimo... come che persone, credo, no? Ti traduci in inglese. Però diciamo sì. Le dinamiche di coppia sono misteriose. Sì, sono sempre molto diverse, anche se ci sono, come in questo spettacolo, dei cliché, no? Di cose che spesso la letteratura attinge molto dalla vita, ci sono a volte delle dinamiche tra le coppie, anche se sono queste molto diverse l'una dall'altra, che però ritroviamo molto nella vita delle persone comuni. Bene, siamo in chiusura dell'intervista, volete invitare il pubblico a venire a vedere lo spettacolo? Venite nel senso che a volte il teatro è come quando scegli una donna, no? Si corrono dei rischi. In questo caso a teatro spesso si corrono dei rischi, magari qui non correte nessun tipo di rischio, verrete fra quattro pareti protette, dove rassicuranti, dove siete in un mondo diverso da quello che c'è fuori, che guardando i telegiornali è un po' impazzito, per cui due ore veramente di grande serenità e totale divertimento. Vai Deborah. Sì, sono d'accordo. Intanto volevo dire che sono veramente felice di tornare dopo paio d'anni, non mi ricordo, al Teatro Manzoni, perché secondo me il pubblico del Manzoni ha il piacere di venire a teatro, è una festa e lo si vede anche insomma da come... Lo dice in tutti i teatri. Beh, democratica. E quindi è sempre molto numeroso, però io mi associo come ti faccio sempre a Corrado, nel senso che vedere questo spettacolo regala due ore di serenità, di spensieratezza, di allegria in maniera elegante.
importante. Posso ringraziare? Ringraziamo Alessandro, non è che crede molto in noi due. Direttore, fatti vedere davanti. Che crede molto in noi due. Direttore, direttore artistico del Teatro Manzoni di Milano, Alessandro Arnone, che saluto e a cui do il benvenuto. Grazie Corrado Tedeschi, grazie Deborah Caprioglio, Plaza Suite di Neil Simon del 15 al 27 ottobre, Teatro Manzoni di Milano, adattamento e regia di Ennio Coltorti, cito anche gli altri attori in scena, sono Giulia Galizia, Gianluca Delle Fontane e Andrea Bezzi. Prodotto da Skyline e Teatro La Contrada. Grazie entrambi.